Buongiorno a tutti, faccio questo video messaggio per cercare di tranquillizzare tutte quelle famiglie, quei genitori che in questi giorni, in queste ore mi hanno contattato perché stanno vivendo momenti di smarrimento. Momenti di smarrimento, ovviamente mi metto nei loro panni in qualità di genitore, dovuti al fatto che non sanno come i loro figli domani raggiungeranno la scuola. È evidente che c'è stato un cortocircuito tra comune e provincia nella programmazione. Quando si individua un immobile è evidente che bisognava trovare tutte le soluzioni idonee per poter mettere i genitori nelle condizioni di poter svolgere la vita normale senza doversi preoccupare di come i propri figli dovranno in qualche modo raggiungere la scuola. A un giorno dall'inizio della scuola è evidente che il problema c'è e c'è tutto, e lo abbiamo appreso anche da un video, un messaggio lanciato dalla dirigente della scuola. Sono andato personalmente in regione, ho investito, per quanto non fosse di sua competenza, alla regione, ho trovato una sponda nell'assessore regionale ai trasporti Anita Mauro Di Noia, con la quale siamo andati in ragioneria. E con i dirigenti della ragioneria regionale si sono individuate delle somme da mettere a disposizione alla città metropolitana per i trasporti extraurbano, e quindi questo consentirà a chi viene da fuori di avere una linea, e soprattutto delle somme che verranno girate, poi lo vedremo se direttamente al comune o direttamente all'AMET, per delle corse supplettive che consentiranno quindi ai nostri ragazzi di andare a scuola. Io esprimo la mia solidarietà a tutti quanti voi, alla dirigente scolastica, ma è evidente che c'è stato un grosso errore di programmazione, quindi non soltanto però dei trasporti, ma anche nella programmazione dei lavori, di quelle infrastrutture necessarie per poter mettere in sicurezza un tratto di strada che garantisca poi a chi volesse accedere alla scuola, anche andando semplicemente a piedi, di poterlo fare. Spero di avervi dato una buona notizia. Dovrebbero arrivare queste somme nella prossima settimana e il servizio partire nella prossima settimana. Ovviamente vi terrò costantemente aggiornati, con la speranza che si possa progredire sempre di più nel mettere in sicurezza anche la strada e creare dei percorsi idonei per i nostri ragazzi. Vi terrò comunque informati.